Ah, figliola, che piacere di vederti. Siete molto gentile, signora. Fatti vedere. Sei diventata proprio una donna. Come sei stata? Meno male che sei venuta a cercare mio nonno. Almeno ci siamo ritrovate. Sì, però dovrò andarmene presto. Perché non vieni via con me? Juan comprerà una casa molto grande. Ci sarà posto per tutti. Certo, ci sarà da lavorare, fare le pulizie. Ma staresti sempre meglio di qui. Beh, mi piacerebbe molto, però... Se vuoi glielo dico io a Juan. E poi, adesso che ce ne andiamo via tutti, sai, Basilio potrebbe riportarti da Roberto Castaldo. Juan è andato a cercarlo, ma quel porco è riuscito a scappare. Posso entrare? Angelica, buongiorno. Buongiorno. Sono felice che tu stia meglio. Mercedes. Ah, tu sei la sorella di Lorenzo. Sì, signorina. Sei appena arrivata, vero? Sì, prima era in un postribolo. Perché quel farabutto di Basilio porta via le figlie ai contadini per venderle lì. Davvero? Non è vero. Lei non vuole che si sappia. Perché ha troppa paura che Basilio se la prenda con suo nonno. Ma com'è possibile che accada una cosa del genere? Che vi obblighino? Che cos'è un postribolo? Sarà il padrone. Juan non suona. Entra e basta. Il signor Juan è in casa? No. A che ora tornerà? Non l'ha detto. Riferiscigli che devo parlare con lui e che resterò a San Paolo fino a domani. Sì, signore. Era il signor Andrea, vero? Sì. E perché vorrà parlare con il signor Juan? Forse avrà voglia di litigare. Per quale motivo? Ah, non te l'ho detto, vero? Sua moglie è stata una delle amanti di Juan. La moglie del signor Andrea? Mm-hmm. Chi l'avrebbe detto, eh? La signorina Beatrice lo sa, ma credi che gliene importi? No. E poi parlano male della povera gente. Quando è venuto? Pochi minuti fa. Ha detto che voleva parlare con te. È a San Paolo? Sì. Si fermerà fino a domani. Juan. Che c'è? Niente. È andato via? Sì. Non essere arrabbiata. È normale che quando un signore si sposa cerchi una signorina del suo livello sociale. Juan non è un signore. È uno di noi, capisci? Forse lo era prima, ma adesso no. Continua ad essere lo stesso anche se indossa dei bei vestiti e vive in una casa come questa. E poi la signorina Beatrice non lo renderà felice. Io lo so. Mio nonno e mia zia mi hanno detto che è molto buona. È tutta apparenza. A me non sembra affatto. Ma anche se fosse così, che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare? Io non glielo voglio lasciare.